Dai, bacio mamma. Mia figlia si è ustionata all'età di 2 mesi, ne ha appena compiuti, per un incidente domestico. Mi era caduta l'acqua del pentolino del tè nella sua navetta e da lì la nostra vita è cambiata. Tieni. Ma che è questo? Preferisco indebitarmi e proseguire poi con le terapie. E lo facciamo, i risultati sono grandissimi, altissimi, siamo veramente tutti contenti. Però è un sacrificio economico, ma di vita sociale anche. Una volta dimessi dall'ospedale e il paziente ustionato non sa dove andare, non sa chi rivolgersi, viene un po' lasciato solo e devono affrontare delle terapie lunghe e costose. Tutto ciò che loro devono supportare negli anni e a loro spese. Massoterapia, IMPS. Misure guaina, quindi poi ritorni all'euro. Il laser, facciamo anche il laser. Massoterapia pagata, da pagare, qua poi rispunto, massoterapia. E tutto viene considerato una cosa estetica. Ho fatto delle ricevute ad una ragazzina che veniva rimborsata tramite un'assicurazione. Allora io ho scritto sulla ricevuta, sulla fattura, massoterapia manuale più LPG. L'assicurazione mi ha detto ai genitori di cancellare la parola LPG perché rientrava nelle cose estetiche, altrimenti non l'avrebbero rimborsata. Perché LPG si usa anche per che cosa? Per la cellulite, per adiposità varie localizzate. 280 euro diciamo, sì. Che consumate in? 10-15 giorni. Cioè fra 10 giorni diciamo in media tutta questa roba è finita e ricomincia il ciclo. Esatto. Cerchiamo di utilizzare le migliori creme per evitare poi arrossamenti, dermatiti che poi hanno di base i bambini, ce l'hanno, però ovviamente se la dermatite sale e va alle gambe, le zone di innesto e quant'altro, tu non riesci a capire se è un problema della pelle o un problema di una dermatite. Quando esci dall'ospedale ovviamente la pelle è veramente super super secca, quindi tu hai bisogno del doppio delle spese. L'ustione più brutta mia figlia ce l'ha avuto su tutto il braccio, quindi questa costa 100 euro, questa costa 70 euro e anche questa ha una durata variabile. Minore invalido con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie alla sua età, indennità di frequenza. Ora, io per avere questa indennità di frequenza ho pagato 250 euro. Ma tu quando me li ridai questi 250 euro? E ti fanno anche ridere perché ti dicono: per la richiesta di permessi legge 104 dovrà portare la copia della busta paga del fruitore dei permessi. Libero professionista uno, licenziato l'altro, che ci facciamo? Gli applausi. Ho perso il lavoro di punto in bianco, anche perché poi alla fine chi te lo dà un lavoro se hai una situazione del genere, una bambina invalida? Se fosse capitato in età adulta, mia figlia magari avrebbe avuto difficoltà ad accettare questi cambiamenti. Essendo capitato poi a 2 mesi, lei è cresciuta con questo iter. Lei è stata ricoverata 1 mese in terapia intensiva, siamo stati al Santo Eugenio. Quando aveva 3 mesi, un bambino normale usa il body, mia figlia usava la guaina elastocompressiva. Non è prassi per l'ustionato avere in regalo dall'ASL le guaine. Si deve riunire una commissione di assistenti sociali, di medici legali, che si riuniscono, tu porti tutte le tue carte, porti la tua dichiarazione dei redditi. Il discorso psicologico non andrebbe sottovalutato all'inizio per i genitori, perché magari i bambini a volte sono talmente piccoli, anche se i bambini non sono stupidi, non dimenticano. Quando vengono qui la prima volta, tra il camice, l'LPG e quant'altro, li vedo che sono molto traumatizzati, entrano, poi vabbè, poi si stabla tra noi un rapporto molto bello. Sono i genitori che in quel momento andrebbero maggiormente aiutati e poi il bambino della sua crescita, ovviamente.
Questa cosa non è prevista. Non è prevista. Il supporto psicologico noi non ce l'abbiamo mai avuto. Io, mamma, mi sono trovata a 2 mesi ad avere una crisi postpartum. La seconda crisi postpartum, una ce l'ha quando nasce il bambino, la seconda ti viene quando esci dall'ospedale, perché ti trovi con una bambina che non riconosci più. Lei era veramente piccola, quindi aveva i capelli neri, poi sono stati tagliati i capelli, quindi mi sono ritrovata una bambina, un fagottino senza capelli che non riconoscevo. È stata lontana, con difficoltà anche ad avere dei rapporti, perché gli ustionati sono soggetti a delle infezioni. Mia figlia, quando avrà 14 anni, 15 anni, magari sarà nel momento dei primi amori, il fidanzatino potrà dire: ma che schifo è sulla pelle. No amore, l'acqua non si può avere. Allora, quello non è più un danno estetico, è un danno psicologico che la bambina si porterà avanti.